Grazie Eleonora, io intanto vorrei ringraziare appunto Internet Festival, Claudio Giua e Adriana De Cesa della segreteria di produzione che ci ha seguito per questo evento e ringraziare naturalmente gli ospiti particolarmente prestigiosi che hanno accettato il nostro invito, i partecipanti presenti, mi dicono dalla regia che dovrebbe arrivare più persone, noi ce lo auguriamo perché insomma è veramente un evento unico anche proprio per le persone che in realtà parleranno in modo autorevole di questo argomento, tra l'altro nuovamente alla ribalta e quindi molto caldo. Qual è stata l'idea di questi 2 giorni? Di calare una tematica come il diritto d'autore online all'interno di un macrocosmo che è quello della realtà digitale e della presenza di altri diritti. Quindi il diritto all'informazione, alla conoscenza, che spesso si scontra col diritto d'autore, ma ancora anche il diritto alla protezione dei dati personali. Non è un caso che appunto abbiamo invitato anche Giovanni Buttarelli, proprio perché riteniamo che in realtà parlare di diritto, di un diritto, vuol dire parlare di diritti digitali e cercare anche nuovi bilanciamenti, nuovi equilibri e probabilmente anche nuove regole, se quelle attuali non sono in realtà conformi alla realtà digitale di riferimento che vorrebbero in realtà regolare. Perché è una realtà, quella digitale, che naturalmente è un mondo che sfugge come confini, privo di confini, privo di sovrani, possiamo dire, in cui chiaramente la caratteristica globale stessa, della realtà digitale pone dei problemi a regolare aspetti così importanti perché naturalmente proteggono interessi che sono anche costituzionalmente tutelati, seppur in modo non diretto, ma sicuramente lo sono. Quindi questo che cosa significa? Che l'idea è stata: vediamo a che punto siamo, qual è la regolazione, se effettivamente riesce a dare una tutela efficace a questo diritto nel confronto e nel conflitto con gli altri diritti, e provare insieme a riflettere su quali potrebbero essere le direttrici future. Ed è per questo che, facendo un piccolo sunto della 2 giorni, nella prima giornata sarà condotta dalla giornalista del Corriere delle Comunicazioni, Federica Meta, avremo all'inizio il primo keynote speech di Giovanni Buttarelli, che è garante europeo della protezione dei dati, che non è con noi, ma ha fatto un video per l'occasione. Abbiamo il piacere di avere la presenza di Anna Collaps, sempre del Garante europeo, che appunto ci introdurrà anche l'intervento di Giovanni Buttarelli, che in realtà è proprio, si incentra sui diritti e i nuovi equilibri che questi devono trovare in rete. Successivamente, per entrare sulla tematica da 2 giorni, avremo un keynote speech del professor Alberto Maria Gambino, che disegnerà un po' lo stato dell'arte e le problematiche, alcune problematiche interessanti che ci spingono chiaramente ad una riflessione. Solo successivamente inizierà un panel in cui parteciperanno, oltre ai relatori di cui vi ho parlato, anche altri autorevoli ospiti come Marco Bassini, Andrea Stasi, Gian Giacomo Livi, che sostanzialmente insieme andranno ad affrontare la tematica centrale, ossia come proteggere la proprietà intellettuale, la normativa che abbiamo è idonea alla realtà digitale, quali sono i punti di forza e quali le problematiche. Quindi si cercherà di comprendere con quello che abbiamo, diciamo, in mano a livello normativo se effettivamente il diritto trova o meno una tutela efficace. Il pomeriggio sarà invece aperto dalla presentazione di un libro curato dalla professoressa Poletti e il professor Passale, Nodi virtuali, legami informali, Internet alla ricerca di regole, che è frutto peraltro di un convegno tenuto in connessione con Internet Festival lo scorso anno e che appunto tratta anche queste tematiche che chiaramente oggi e domani tratteremo. E il panel del pomeriggio si focalizzerà proprio su uno degli aspetti che ho voluto subito diciamo puntualizzare, vale a dire il difficile bilanciamento soprattutto fra diritto d'autore e da una parte diritto a conoscere, diritto lo chiamerei quasi alla condivisione, visto che naturalmente è molto semplice in realtà far conoscere anche contenuti digitali, e anche
entrati nel rapporto col diritto alla protezione dei dati personali, e lo faremo con Massimo Travaustino, Enzo Mazza, Marco Gai e Guido D'Ippolito. Domani invece la giornata sarà strutturata in modo un po' diverso, perché inizieremo una parte maggiormente, diciamo, formativa, con due workshop che andranno in realtà ad esaminare come proteggere effettivamente il diritto d'autore, quindi quali sono le norme di riferimento, quali le licenze che concretamente devono essere utilizzate e come si utilizzano, quindi appunto per esempio le Creative Commons, ma anche l'aspetto, diciamo, patologico, l'aspetto dei pirati della rete, quindi vedremo quali sono le responsabilità e gli strumenti di tutela da un punto di vista civile e penale, e lo faremo con tre avvocati, ossia Francesco Paolo Micozzi, Giovanni Battista Gallus e Vincenzo Morarocco. Anche domani presenteremo un libro che ho curato insieme al professor Pietro Paolo, Scienza Giuridica e Tecnologie Informatiche, e successivamente il panel di chiusura vorrà provare a appunto tratteggiare alcune direttrici future per la regolazione di questo diritto in rete. Quindi abbiamo invitato anche le istituzioni, soggetti appunto lavorano nelle istituzioni, per vedere insieme a loro quale ruolo le istituzioni devono giocare, quali regolamentazioni devono effettivamente promuovere, e quindi ci sarà naturalmente anche l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni della persona dell'autore cita, che discuterà insieme a Giovanni Ziccardi, il professor Ziccardi, Marco Vani, Guido Scorza, Fulvio Sarzana e Isabella Splendore. Quindi anche in quel panel, come in quello di apertura, abbiamo cercato di mettere insieme un po' di anime, quindi l'anima accademica, ma anche veramente l'anima dell'impresa e naturalmente coloro che nelle istituzioni devono necessariamente occuparsi di questi diritti, perché i diritti ontologicamente devono essere protetti chiaramente dai poteri pubblici. Niente, io detto questo non voglio sottrarre altro tempo ai relatori, e quindi inviterei al tavolo Anna Collaps per l'introduzione del video di Giovanni Buttarelli. Vi ringrazio per l'attenzione.